Scienza Oro, che è stata presentata con un nuovo concept radicalmente diverso da tutti gli altri modelli fieristici esistenti, parte appunto con una logica di The Boutique Show e che rafforzerà negli appuntamenti di gennaio e settembre una logica molto contemporanea di 6 community, 6 grandi distretti, 6 cluster di aziende che condividono valori, posizionamento, sistemi di distribuzione, linguaggio e naturalmente anche fasce di prezzo rispetto ad una distribuzione internazionale che arriverà anche con molte novità dal mondo, diciamo, della ricerca del prodotto bespoke. Apriremo quindi il 23 di gennaio con Vicenza Oro January. Seguirà poi un Vicenza Oro September, che si è posizionato nel primo weekend di settembre. E l'altra grande novità di quest'anno, che ovviamente rappresenta un altro punto, un altro momento di turning point, è rappresentata da Vicenza Oro Dubai. Un anno e mezzo fa siamo stati avvicinati dal governo di Dubai, o meglio dal Dubai World Trade Center, che è anche l'organizzazione che ha vinto l'Expo del 2020. È il primo provider medio orientale in termini di esposizioni fieristiche, convegni, congressi e momenti di intrattenimento. Coinvolge oltre 3 milioni di persone all'anno e dipende direttamente dalla famiglia di Sheikh Mohammed. Bene, questa organizzazione ha deciso di proporre a Fiera di Vicenza una joint venture che abbiamo costruito in tempi molto veloci, una società mista paritetica per fare di Dubai la capitale dell'oreficeria e gioielleria entro i prossimi 5 anni uno dei 5 appuntamenti a livello mondiale di settore. Di Vicenza è l'unico museo civico europeo dedicato esclusivamente al gioiello e anche uno dei pochissimi al mondo. La prima cosa che mi sono chiesta è che tipo di gioiello voglio raccontare e in che modo voglio farlo. La prima cosa che ho capito con certezza è che non esiste un'unica accezione del gioiello. Non esiste il gioiello unico e totalizzante e trovo fondamentale trasferire al pubblico questa incredibile varietà di ambiti e quindi anche di valori. Quindi il Museo del Gioiello di Vicenza sarà articolato in 9 sale, ciascuna dedicata a una diversa idea del gioiello.